Ancora un altro incidente mortale, questa volta sulla Villasmundo Augusta. Due anziane donne hanno perso la vita, un giovane ricoverato in ospedale in gravi condizioni, altre due persone sono rimaste ferite lievemente a causa appunto di uno scontro frontale tra due automobili. Per causa al vaglio dei carabinieri della compagnia di Augusta si sono scontrate sabato pomeriggio una Kia Sportage con a bordo le due vittime e una Fiat 500X su cui viaggiava una coppia di ragazzi augustani. L'impatto è venuto sul lungo e insidioso rettilineo a ridosso di un rifornimento di carburanti e di un noto teatro. Nel violento scontro tra le due vetture hanno avuto la peggio le due anziane, Paolina Savasta, 81enne, Rosa Marino, di 79, originarie entrambe di Melilli. La prima è deceduta sul colpo, mentre la seconda è morta durante il trasporto in ospedale. La Kia era condotta dal marito di una delle due donne decedute, che è ricoverato in ospedale Lentini. È stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania invece, a causa delle gravi lesioni subite nell'incidente, il conducente della Fiat 500, un ragazzo augustano di 19 anni, mentre la giovane che viaggiava con lui ha riportato lievi ferite e un profondo shock. La procura retusea ha aperto un'inchiesta per stabilire la dinamica e le responsabilità dell'incidente, l'ennesimo che si verifica su quel terribile rettilineo. Intanto sulle condizioni dell'arteria stradale molto transitata interviene il consigliere comunale di Melilli, Nuccio Scollo, il quale rivolge al libero consorzio comunale un appello volto a sollecitare un intervento di manutenzione straordinaria sulla provinciale 3, a cominciare dalla segnaletica orizzontale che è carente, per non dire inesistente, per allacciare l'illuminazione pubblica e per costruire una rotonda all'altezza dello svincolo per Monte Carmelo. Il GIP del Tribunale di Siracusa Carmen Scapellato ha convalidato i decreti di fermo emessi dalla Procura a seguito delle indagini attivate per il ferimento di un 19enne ciclista pachinese. Erano poco prima delle 19 di venerdì scorso quando il personale medico della Croce Rossa ha comunicato di aver soccorso in via Torino a Pachino un giovane attinto da un colpo di arma da fuoco. Agenti del commissariato sono intervenuti sul posto ma non trovavano ovviamente la persona ferita già soccorsa e ricoverata in ospedale ad Aola, ma hanno riscontrato la presenza di un bossolo di pistola calibro 7,65 e tramite testimonianze di alcune persone che si trovavano sul posto hanno iniziato a ricostruire i fatti. In base all'attività si è accertato che intorno alle 18 gli occupanti di un'autovettura che percorreva via Torino aveva esploso un colpo di arma da fuoco all'indirizzo del giovane 19enne che li precedeva a bordo di una bicicletta. È stato attinto al gluteo. Preziosi si sono rivelati i filmati di alcune abitazioni private che registravano il passaggio di una vettura di colore rosso subito dopo il transito della bicicletta. Lo sviluppo della targa ha portato all'individuazione del conducente, un 22enne di Pachino, accompagnato negli uffici del commissariato, ha ammesso di essere stato alla guida della vettura ripresa dalle telecamere e indicava in un 25enne la persona con lui presente in auto al momento dello sparo. Le ricerche del presunto responsabile sono proseguite per tutta la notte. Solo all'alba di sabato gli agenti del commissariato di Pachino con quelli della squadra mobile sono riusciti a rintracciarlo nell'abitazione di parenti a Ragusa, dove si era rifugiato dopo aver commesso il ferimento. Anche lui ha dato ampia confessione sull'episodio. Ha raccontato di essere uscito di casa già armato di una pistola e di essersi recato in un bar vicino viale Aldo Moro. Durante il tragitto si era accorto di essere seguito da alcune persone non meglio individuate con le quali ha in corso da anni questione di carattere personale. Per seminare queste persone aveva contattato telefonicamente l'altro indagato chiedendogli di venirlo a prelevare con l'autovettura una Fiat 500 di colore rosso. Durante il tragitto che avrebbe dovuto portare al sicuro il 25enne si sono imbattuti appunto sul ciclista nei confronti del quale ha esploso un colpo di pistola, a suo dire partito accidentalmente. Senza preoccuparsi delle condizioni del ferito, i due occupanti dell'autovettura si sono allontanati velocemente. Quest'ultimo poi maturava la decisione di volersi disfare della pistola, quindi il 25enne, utilizzata per il ferimento, descritta come un'arma modificata in grado di esplodere un solo colpo alla volta. Successivamente ha raggiunto con un passaggio datogli da un amico la città di Ragusa, dove è stato rintracciato la mattina seguente.
Modificare il bando per l'affidamento del servizio di asilo nido comunale nel capoluogo. Questa è la richiesta che le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali di categoria rivolgono all'amministrazione comunale. Un bando che, secondo le organizzazioni sindacali, sarebbe illegittimo e immorale. Cooperative e sindacati ritengono che, così come è concepito, possa causare un ulteriore slittamento dei tempi di aggiudicazione, prestandosi certamente a ricorsi. L'aggiudicazione non potrà arrivare prima di gennaio o febbraio, generando difficoltà in ambito lavorativo e di gestione complessiva del servizio. Motivo di rammarico, dichiarano le organizzazioni sindacali, anche il fatto che il Comune non abbia proseguito il confronto al tavolo che era stato allestito con le parti sociali e nell'ambito del quale le nostre perplessità erano state poste in rilievo. La richiesta è quella di una convocazione immediata da parte del sindaco Francesco Italia affinché si riparta con il confronto e si apportino le modifiche necessarie. Ad intervenire sulla vicenda degli asili nido è anche Salvo Sorbello, che denuncia il ritardo con il quale è stato pubblicato il bando. Il presidente di Progetto Siracusa fa riferimento anche ai posti disponibili col nuovo bando, che sarebbero soltanto 288, pari al 24% in meno rispetto a quelli dell'anno scorso, che erano 376. Per i pasti, commenta, sarebbe prevista una somma pari a quella di una merendina da discount, pochi centesimi in più di un solo euro a bambino, che deve anche bastare per i pannolini, le pulizie e le altre spese generali. Lo stesso costo totale a base d'asta per ogni bambino sarebbe inoltre di gran lunga inferiore a quello di altre città. Il Meetup Siracusa prende le distanze dai consiglieri comunali Francesco Burgio, Chiara Ficara e Moena Scala. È stato disconosciuto il valore di integrazione con quei gruppi di lavoro che sono stati ideatori della redazione del programma presentato in campagna elettorale. Dopo una fase iniziale di incertezza, il Meetup, da cui è nato a Siracusa il Movimento 5 Stelle, si è reso conto che non tutti gli eletti rispondevano ai valori di equità e giustizia ai quali fa riferimento il partito pentastellato. Per alcuni mesi si è tentato di mediare tra le posizioni di tre portavoce Burgio, Ficara, Scala nei confronti degli altri, composizione che si è rivelata priva di risultati proficui. Fino alla rottura, da circa 8 mesi, di ogni rapporto collaborativo con questo Meetup, che è stato il loro trampolino di lancio nella politica locale. Il Meetup di Siracusa non si riconosce nell'operato di chi, durante le votazioni in Consiglio Comunale, fa cadere il numero legale alzandosi e uscendo dall'aula. Così come contrari a quei principi sono astensioni, assenze o uscite dall'aula registrate durante la votazione del bilancio consuntivo 2017 e previsionale 2018. Comportamenti che di fatto hanno salvato l'amministrazione, dandole il tempo di costituire delle nuove alleanze e realizzare una migrazione dei consiglieri. Non ultima, la posizione dei tre relativa al rinnovo delle concessioni dei loculi, nonostante almeno due di loro avessero partecipato alla manifestazione di piazza al Pantheon contro l'aumento della concessione. Disegniamo il sud-est, infrastrutture, sviluppo, trasporti, e questo il tema del convegno Tavolo Rotonda che si è tenuto questa mattina all'Urban Center. L'appuntamento organizzato dalla CISL Ragusa Siracusa ha messo insieme sindacato, sindaci e anche l'assessore regionale alle infrastrutture Falcone per fare un momento di approfondimento sulle infrastrutture materiali e immateriali dei due territori. La relazione introduttiva è del segretario generale della CISL Paolo Sanzaro. Insieme alle ferrovie, io dico, e ai treni che dovrebbero essere sicuramente rilanciati, rafforzati e poi anche utilizzati. La Rosolini-Modica ormai è diventato veramente quasi una barzelletta come la Catania-Ragusa. Più volte abbiamo manifestato, più volte abbiamo provato a rilanciare questo tratto autostradale, che tra l'altro sarebbe l'unico metro di autostrada che collega Ragusa a Siracusa. Ragusa non ha un metro di autostrada, cioè ci auguriamo che dentro questa volontà anche a livello nazionale del governo, che ha messo di nuovo in agenda il tema del Mezzogiorno e quindi della Sicilia come prioritario per quanto riguarda le infrastrutture, non sia soltanto una elencazione o un titolo che finisce lì. La conclusione è stata attirata dal segretario generale della CISL Sicilia, Sebastiano Cappuccio. Gli aspetti più evidenti sono la Siracusa-Gela, che voglio dire, insomma, potremmo parlarne da decenni.
Potremmo anche parlarne su quanto costa, è costata al chilometro quest'opera, ma lasciamo stare, va realizzata secondo noi, anche questa vanno dati i tempi. L'altra è la Ragusana, cioè la strada che fa la Ragusa-Catania da una parte e poi la Ragusana che è proprio l'altra strada interna. Ma oltre a queste ci sono chilometri e chilometri, migliaia di chilometri di viabilità secondaria che sono uno degli aspetti fondamentali. Ci sono i porti, ci sono gli interporti, ci sono gli aeroporti, i collegamenti, non so, fra Comiso e Catania, ci sono le reti ferroviarie, cioè c'è una condizione per poter rendere questo territorio uno dei territori più appetibili e attraenti dal punto di vista dello sviluppo e della crescita. Per fare questo ci vuole che tutti gli attori sociali, anziché discutere soltanto, si mettano assieme e realizzino le opere. Immagino che a partire da Ferrovie dello Stato, a partire da ANAS, a partire dalla Regione, perché, attenzione, uno dei temi è che non è vero che non ci sono i soldi ci sono rispetto a delle condizioni di realizzare le opere, il problema è che si perdono in lungaggini ed in processi amministrativi interminabili. Occorre invece che ci sia la concretezza e si possa realizzare. L'obiettivo nostro è quello di mettere in campo con questa iniziativa una condizione che tracci un percorso all'interno della quale riusciamo a capire di chi sono le responsabilità e di chi no. Couscous Fest al ristorante Pizzeria Cartagine City in Ortigia, una serata chiusa con successo tra la musica dei funky per caso e i ritmi arabi delle danzatrici del ventre. Tra un piatto prelibato e un altro di couscous a base di carne, pesce e verdure, la serata è stata piacevole e rilassante. Tra i tavoli, ad allietare gli ospiti del Cartagine City, le ballerine che hanno danzato sui ritmi tipici arabi con costumi brillanti e paillettati. Una serata concentrata sui sapori speziati tipici tunisini e tradizioni, ma ad arricchire il Couscous Fest, i Funky per caso, un gruppo composto da quattro elementi che hanno dato vita alla più bella musica degli anni 70 e 80. Brani composti dal caratteristico suono originale dell'Hammond di Pasquale Bianca, le voci di Lucia Consolino e Fabio Rizza e la batteria di Peppe Leggio. Una serata diversa durante la quale è stato possibile conoscere e degustare la cucina del ristorante Pizzeria Cartagine City, ammirare le sensuali danzatrici del ventre e ascoltare della buona musica. Colori, suoni e sapori che hanno soddisfatto in pieno gli ospiti presenti in sala al Couscous Fest del ristorante Pizzeria Cartagine City in via dei Tolomei 5 in Ortigia, Siracusa. I carabinieri della stazione di Carlentini con quelli del nucleo cinofili di Nicolosi hanno eseguito un servizio a largo raggio nelle campagne di Carlentini per ricercare armi, esplosivi ma anche e soprattutto droga. Nella circostanza è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a detenzione e munizionamento, il carlentinese Mirko Tomasello, 28 anni. I militari dell'arma, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, occultate all'interno di un vasetto di vetro riposto all'interno di un arredo dell'abitazione, circa 30 grammi di marijuana con alcune buste per il confezionamento e una bilancia di precisione. Il fiuto dei cani, Atos e Auro, con quello investigativo dei militari, ha portato ad estendere la perquisizione anche nel terreno di pertinenza dell'abitazione. E qui sono stati trovati una piccola serra dotata di un efficiente impianto irriguo con all'interno tre piante di canapa indiana dell'altezza variabile fino a 2,5 metri, e poco distante dal vivaio e nascosta all'interno di un pozzo dismesso due sacchi di plastica e uno di juta contenenti 3 kg di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato. Nel medesimo contesto operativo Tomasello è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione e munizionamento senza averne fatto denuncia all'autorità. Sono stati trovati all'interno di un secchio di vernice anche 120 cartucce per fucile calibro 12 e calibro 16 mai dichiarati. Al comando provinciale dei carabinieri di Siracusa sono giunti 3 nuovi ufficiali.
Innanzitutto al comando della compagnia di Augusta il maggiore Stefano Santuccio, che ha sostituito il capitano Rossella Capuano, destinata al comando della compagnia dei carabinieri di Meldola. A Siracusa, invece, al comando del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri è giunto il tenente Valentina Bianchin, in sostituzione del tenente Michele Gambuto, trasferito a Milano al nucleo operativo della compagnia di Milano Porta Monforte. A Noto, invece, il nuovo comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri è il tenente Sebastiano Russo. Nel dettaglio, il maggiore Stefano Santuccio, 47 anni, è siracusano, è arruolato nell'arma nel 97, dopo aver frequentato il corso biennale allievi marescialli, ha prestato servizio in Calabria al raggruppamento di Messina. Dal 2005 al 2006 ha frequentato invece il 45esimo corso applicativo per ufficiali. Il tenente Sebastiano Russo, 42 anni, nativo di Enna, si è arruolato nell'arma nel 98, carabinieri, ha prestato servizio in provincia di Reggio Calabria e per ultimo nel 2016 ad Alcamo. Il tenente Valentina Bianchin invece ha 27 anni, proviene dalla provincia di Treviso, dal 2012 al 2014 ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali. Ha svolto l'incarico di comandante di plotone e insegnante alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze. Stanchi degli occhiali o lenti a contatto? Recupera la tua vista e risolvi il problema. Chirurgia refrattiva corregge miopia, ipermetropia e astigmatismo. Da oggi anche a Siracusa, presso la casa di cura clinica Villa Rizzo, in pochi minuti potrai recuperare la tua vista. L'equipe di oculistica della clinica Villa Rizzo, con una visita preparatoria, verificherà la problematica e se idonea all'intervento risolutivo. Tutto in Day Hospital. Chirurgia refrattiva, addio occhiali. Per informazioni, approfondimenti e appuntamenti rivolgiti alla casa di cura clinica Villa Rizzo, via Agati 3, telefono 0931 70 81 11. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. Villa Salus per decenni è stata una struttura sanitaria di riferimento per un ampio territorio. Oggi Villa Salus, con la nuova e più moderna sede di Contrada Spalla, si presenta all'utenza con un'accresciuta professionalità che viene dalla lunga esperienza ma anche da innovazioni, nuove metodologie terapeutiche, nuove apparecchiature di diagnosi. I settori di eccellenza sono ortopedia e traumatologia, laparoscopia addominale, neurochirurgia, diagnostica per immagini. La casa di cura Villa Salus ha raggiunto livelli che non rendono più necessarie le migrazioni di pazienti in strutture fuori dal territorio. Per interventi e cure al femore, la struttura garantisce un percorso interno dall'intervento alla riabilitazione. Casa di cura Villa Salus, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. 190 posti letto, 42 posti letto per riabilitazione, reparto terapia intensiva. Alta professionalità nella diagnosi e nella cura. Gruppo Tigano. Contrada Spalla. Nuova apertura in città, supermercato Conad City, via dell'Olimpiade 15. Tutta la freschezza e la qualità dei prodotti Conad. Caffè Lavazza, crema e gusto, 2 a 2,50 euro. Biscotti Oro Saiva, mezzo chilo a 1,50 euro. Philadelphia da 80 grammi a 50 centesimi. Scelte di benessere, pasta bio a 59 centesimi. Conad, gruppo Formisano. Scopri i nostri 5 punti vendita a Siracusa. Viale Pipoli 87, Viale Zecchino 44, Viale Santa Panagia 238, Via Re Ierone 50 e il nuovo punto vendita di Via dell'Olimpiade 15. Conad, persone oltre le cose. Con
Con l'inno di Mameli, eseguito dal coro dell'Istituto Comprensivo Voitila, diretto da Mariuccia Cirinà, si è aperta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Un evento che è coinciso con il corteo degli studenti che hanno manifestato per l'adozione di politiche di salvaguardia del nostro ambiente. A coordinare i lavori il Sindaco Italia, che ha confermato come vi siano delle criticità in molte scuole della città, soprattutto in termini di edilizia scolastica, per la quale sono stati ricavati fondi per 600.000 euro, la metà di un mutuo acceso dal Comune. Molto più articolato l'intervento del commissario del Libero Consorzio Carmela Floreno, che ha ammesso la gravità delle difficoltà in cui versano molti edifici scolastici della provincia e dell'impossibilità dell'ente di intervenire a causa del dissesto finanziario, ma ha anche aggiunto di avere destinato 416.000 euro per la manutenzione straordinaria di molti istituti di scuola media superiore del territorio e di avere presentato progetti esecutivi per attingere ai fondi FESR per un ammontare di 6 milioni di euro. Alla cerimonia ha presenziato l'assessore regionale Roberto Lagalla, che ha definito spinosa la situazione della scuola siracusana. E vorrei subito sgombrare il campo rispetto al tema principale, che colpisce Siracusa, la provincia di Siracusa, ben più delle altre province siciliane. Questo perché la situazione generale è chiaramente condizionata da quel prelievo forzoso dello Stato che ha praticamente prosciugato i conti e le possibilità economiche della provincia. Noi poi in Sicilia ci abbiamo messo del nostro, diciamo, azzerando ed atterrando queste istituzioni che invece un ruolo importante hanno e ce ne stiamo accorgendo con troppo ritardo. Anche quella della incapacità oggettiva dell'amministrazione provinciale di garantire quegli adempimenti che sono fissati per legge, che sono quindi la rendere disponibili le scuole superiori, i plessi delle scuole superiori, farsi carico delle spese di funzionamento e di manutenzione, delle locazioni passive, su questo abbiamo delle piaghe e delle sofferenze importanti, commissario, che dovremo risolvere nei prossimi giorni, perché non possiamo consentire evoluzioni indesiderate. E proprio venendo qui parlavo al telefono con l'assessore Grasso sulla situazione specifica di Siracusa, che oggi è diventata, vorrei dire, la più spinosa sul piano del ristoro delle esigenze necessarie. Si è appena conclusa la campagna congiunta di sicurezza stradale Edward, promossa dal network europeo della polizia stradale TISPOL. In tal contesto la sezione Polstrada ha messo in campo tutte le risorse a disposizione. In particolar modo nel corso della settimana si sono svolti servizi integrativi speciali con l'impiego di apparecchiature autovelox e posti di controllo lungo la tratta autostradale Rosolini-Catania. È stato impiegato personale dell'ASP di Siracusa con il laboratorio mobile al fine di verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti, in particolare di quelli professionali per il trasporto di merci e persone. È stato raggiunto l'obiettivo di registrare zero incidenti sulle strade della provincia di Siracusa, mentre nella settimana di riferimento è avvenuto soltanto un incidente con danni a cose. Le pattuglie impiegate nel corso della settimana sono state 100, di cui 4 con autocivetta per attività di polizia giudiziaria. Utilizzati 200 agenti, sono stati predisposti ed eseguiti servizio con impiego di apparecchiature autovelox. Le pattuglie impiegate hanno rilevato 229 infrazioni al codice della strada, 165 infrazioni per superamento dei limiti di velocità, 44 per l'uso del cellulare alla guida. Particolare attenzione è stata rivolta al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per tale infrazione sono state contestate 63 violazioni. Per queste ed altre infrazioni sono stati decurtati 436 punti dalle patenti di guida. Onorevole Pasqua, 64 milioni di euro stanziati con fondi nazionali per le bonifiche delle aree SIN della Sicilia, in particolare di Priolo, ma che fine hanno fatto?
La fine che hanno fatto la dobbiamo chiedere all'assessore Piero Bon, l'assessore di questo governo regionale, che non riesce a utilizzare le somme che noi siamo riusciti a reperire a Roma al Ministero dell'Ambiente e a fargli assegnare nuovamente alla regione siciliana. Il problema qual è? Oggi è uscita la notizia data da Piero Bon che lui all'interno del suo assessorato non trova le carte. Accampava delle scuse incredibili, quali fra i dipendenti che andati in pensione si sono portati pure via gli hard disk con la documentazione. Non è accettabile da un assessore regionale una scusa di questa per giustificare le proprie incapacità. Tra l'altro, oltre a questo, c'è da sottolineare che il piano dei rifiuti è fermo da 20 anni. Piano dei rifiuti fermo da 20 anni. Vi ricordate la vicenda di quel piano dei rifiuti assurdo che era stato tentato un'approvazione, ma adesso è tutto arenato all'ARS. L'ARS che è stata impegnata in 7 mesi in una sessione di bilancio infinita per parlare del nulla, perché qualche giorno fa abbiamo scoperto che somme per questi collegati famosi non ce n'erano. Quindi abbiamo perso ulteriori preziosissimi 7 mesi che potevamo utilmente impiegare in quel nuovo piano dei rifiuti necessario per la Sicilia. Voi deputati del Movimento 5 Stelle che fate parte della Commissione, cosa farete? Noi in ogni volta che c'è Commissione, ogni volta che c'è occasione di parlare di questo piano dei rifiuti, delle bonifiche, eccetera, spingiamo affinché la Regione faccia la sua parte. Io personalmente sono andato in giro per assessorati proprio per reperire quei 64 milioni, che sono 60 milioni di bonifiche per quasi tutte sul SIN di Priolo e 4 milioni sul SIN di Milazzo per le piani di caratterizzazione. Sono somme importantissime che devono risolvere problemi importantissimi in questa zona già parecchio martoriata. Non possiamo più perdere tempo, gliel'abbiamo ripetuto 1000 volte. Abbiamo pure fatto in modo che il Ministero riuscisse a rimandare queste somme. Gli incapaci sono quelli della Regione. Siamo ancora in attesa. A Siracusa, per grandi e piccini, per la prima volta uno spettacolo mai visto in Sicilia. Arrivati dal 26 settembre, fanno tappa fino al 6 ottobre con il loro primo tour in terra sicula, la carovana del Circo Greco Orfei. Dalla grande famiglia, di generazione in generazione, prosegue l'arte circense, con sempre più novità e spettacolari attrazioni. Amici di Siracusa, vi aspettiamo numerosi per assistere ai nostri spettacoli, dove Greco Orfei, che è la nipote diretta di Moira Orfei, della regina del circo, vi aspetta qui a Siracusa per vedere il suo show di quest'anno. Il Circo Greco Orfei offre delle attrazioni internazionali provenienti da tantissimi complessi europei e numeri molto applauditi, dove Greco Orfei appunto ne cura la regia. E tra i numeri vedrete Cara Cavac con i suoi alligatori, coccodrilli, serpenti boa, corallo, rettili, dove è incentrato il tema dello spettacolo, che è appunto quello di Indiana Jones. Vedrete proprio una parodia appunto del film, e qui appunto a grande sorpresa per adulti e bambini ci saranno i grandi rettili. Più vedrete i nostri leoni, ci saranno incroci particolari per la prima volta di leon tigre, appunto un incrocio tra il leone e la tigre, presentati da Francisco Hernandez nelle vesti di un gladiatore romano. Il Circo Greco Orfei è un complesso internazionale che viaggia in tutti i paesi e che si trova per la prima volta in tournée in Sicilia, quindi non confondetevi, dove appunto Greco Orfei ne cura personalmente la direzione artistica. Artisti internazionali, uno spettacolo avventuroso che cattura il pubblico nel mondo del circo, ma non solo. Infatti il Circo Greco Orfei vuole far vivere e conoscere la vita artistica del circo agli ospiti siracusani con visite guidate nel mondo dell'arte circense. Inoltre c'è da dire che per la prima volta nella storia di un circo, il circo di Greco Orfei presenta delle visite didattiche guidate, dove chiamate dietro le quinte, dove appunto verrà narrata la storia della dinastia della famosa regina del circo, quindi della famiglia Orfei, e poi faremo vedere tutte le prove degli artisti, faremo vedere i caravan viaggiante, il parco zoologico. Qui per esempio alle mie spalle potrete vedere la provenienza della storia del circo di Greco Orfei, dove appunto troviamo Greco Orfei da piccola, nota artista circense, insieme alla zia Moira. Un'altra chicca del Circo Greco Orfei è quello che itinerante insomma al nostro tour in Sicilia, per la prima volta facciamo degli stage di danza. A Siracusa vi aspettiamo giorno 6 ottobre e poi il pomeriggio
avranno la possibilità di esibirsi all'interno dello spettacolo pomeridiano. Il circo vi aspetta tutti i giorni in via Algeri, dal 26 di settembre al 6 di ottobre, presentando tutti i giorni due spettacoli, uno alle ore 18 e l'altro alle ore 21. Mentre solo per la domenica gli spettacoli sono alle 17 e alle 19.30. Martedì e mercoledì riposo settimanale. Quindi amici di Siracusa, numerosi vi aspettiamo ad un circo internazionale che conserva ancora come uno dei pochi complessi la famosa tradizione circense del circo.